Mi chiamo Gianluca Campiglio, sono medico chirurgo, mi sono specializzato in chirurgia plastica e in microchirurgia presso l'Università degli Studi di Milano, dove ho ottenuto anche il prestigioso titolo di dottore di ricerca in chirurgia plastica ricostruttiva, occupandomi per più di 3 anni nella ricerca sulle cellule staminali e precursori della pelle e del grasso. Mi occupo di chirurgia plastica da oltre 30 anni e per molti anni ho lavorato nei principali ospedali pubblici e privati convenzionati della mia regione, tra cui l'ospedale di Niguarda. Dal 2006 però mi occupo soltanto di chirurgia plastica estetica e in particolare mi occupo della correzione medica o chirurgica dei principali difetti estetici acquisiti, come ad esempio quelli che compaiono dopo l'invecchiamento, dopo gravidanze o congeniti, come ad esempio malformazioni delle mammelle o mammelle più semplicemente piccole o nasi che sono eccessivamente grandi o di forma non bella. Sono socio delle principali società scientifiche del mio settore, ho contribuito a fondare l'Associazione Italiana di Chirurgia Plastica Estetica nel 2011 e sono stato vicepresidente della più grande associazione mondiale di chirurgia plastica che si chiama ISAPS. Sono anche socio delle 2 società americane e sono socio di numerose altre società scientifiche di settori vicini alla chirurgia plastica. Il principio ispiratore della mia attività professionale è quella di offrire ai miei pazienti il massimo livello di cure mediche e chirurgiche, proponendo a ciascuno di loro l'intervento più efficace ma al tempo stesso più sicuro. Le mie visite si svolgono presso lo studio di Milano. E i pazienti prenotano un appuntamento, vengono accolti nel mio studio dalle mie 2 collaboratrici Paola e Maria. Le visite sono molto dettagliate e durano circa 40 minuti. Durante questa visita i pazienti mi parlano del loro problema e vengono anche visitati. Al termine della visita spiego al paziente se è il caso di effettuare o meno l'intervento chirurgico per il quale hanno prenotato l'appuntamento e in caso affermativo spiego qual è la soluzione chirurgica ideale nel loro caso e anche quella più sicura. Al termine della visita vengono consegnati del materiale informativo e il paziente prende tutto il tempo necessario per decidere se sottoporsi o meno all'intervento chirurgico di cui si è discusso.